3. Queste squadre si sono affrontate per ben 3 volte e mai nessuna è riuscita a superare l'altra. 3 pareggi, 2-0-0 in campionato e settimana scorsa a Verona un 2-2, perciò partita incerta. Mentre Roberto Gambuti alla regia ci regala queste splendide immagini del pubblico pescarese, è veramente un giorno il pubblico delle grandi occasioni. Guardate che colpo d'occhio allo stadio Adriatico, subito uno sguardo alle formazioni delle squadre, iniziando da quella ospite del Verona che gioca con Raffaele. Lo scagliamento annunziato è un 3-4-3 con Bertolucci esterno di sinistra a centrocampo. Andiamo a vedere invece la formazione del Pescara, questa inquadrata è la curva nord, anima del tifo abruzzese, c'è Pinna in porta, poi Zanon e Petterini, Coletti, Mengoni, Olivi, Gessa, Bonanni, Sansovini, Dettori e Ganci in panchina con l'allenatore Eusebio Di Francesco, ci sono Prisco, Sembroni, Vitale, Zappacosta, Sottimo, Verratti e Zizzari. E il Pescara come risponde, Mario Fabio? Classico 4-4-2 invece per il Pescara, un solo cambiamento dalla formazione che abbiamo visto settimana scorsa a Verona. 4 difensori davanti a Pina, Zanon, Olivi, Mengoni e Petterini, Gessa, Coletti, Dettori e Bonanni. Ecco, al posto di Tognozzi squalificato, Bonanni a sinistra, Dettori centrale insieme a Coletti, Ganci e Sansovini le due punte. Bello questo striscione inalberato dalla curva nord, fa che la nostra storia sia ancora leggenda, e bisogna anche salutare i numerosi tifosi che ci seguono da casa, quelli del Pescara e ancor più quelli del Verona, qui ne sono giunti 2000, ma ce ne sono tantissimi che seguono la partita in TV. Naturalmente a tutti buon divertimento. L'arbitro dell'incontro, lo andiamo a per sconfitto, Veneti un pareggio ed una sconfitta, i due incroci ufficiali. Come abbiamo detto, questa è una partita. Eccola qui la terna arbitrale inquadrata. Abbiamo detto che queste due squadre in quest'anno non sono ancora riuscite a superarsi. Certamente stasera ci sarà sicuramente una squadra delusa. Queste sono state due squadre protagoniste in questo campionato. Il Pescara, Ganci prova la battuta con palla che si perde. Ha fatto bene, ormai la difesa del Verona era tutta schierata, anche se era supportato dai compagni, però ha visto la porta, qui cominciano a essere, qui vede, non vede alternativa, cerca il tiro. Ganci riesce a mettere giù, poi prova la velocità, Ganci punta la porta, mette in diagonale, tranquilla la presa di Raffaele. Ha fatto una grande azione, qui indecisione dei due centrali del Verona che hanno lasciato il lancio in direzione di Ganci, che tuttavia mette giù, va all'uno contro uno, non c'è spazio per effettuare il cross, allora lascia l'incombenza a Bonanni. Bonanni cerca il fondo, mette in mezzo, una palla tesa, erroraccio della difesa del Verona che si prende un rischio grossissimo. Lascia, è ripartito il Verona ora con Esposito, intanto si accende una mischia fra i giocatori, discussioni, attenzione perché non inquadrati, si è accesa una discussione sulla sinistra fra un paio di giocatori con il pallone a palla ormai lontana. Vediamo, ecco Sansovini che va a indicare l'avversario, ora ancora in direzione di Sansovini che riesce a toccare quel tanto che basta verso Dettori, va a vuoto Dettori, poi molto deciso Ceccarelli su Bonanni che non mette neanche la gamba, ora Petterini va a terra, fallo di Berrettoni, ora l'arbitro deve tenere pensieroso sempre Eusebio Di Francesco in panchina, ora 2-2, eccolo Ganci con Bonanni che si avvia verso la bandierina e lascia la battuta a Gessa. Il secondo tiro dalla bandierina, diciamo, per il Pescara, grande movimento dentro l'area, il Verona ha lasciato solo un uomo fuori dall'area che è Ciotola, tutti gli altri sono lì a presidiare, parte la battuta bassa, la finta e spunta per la battuta, Coletti non inquadra lo specchio del... E guarda, ti posso assicurare che è uno schema che viene quasi sempre, perché qui è importante cacciare e trovare la... A centrocampo cerca il numero Dettori, gli riesce, il rimpallo lo favorisce, si propone e riceve in libera uscita il pallone in mezzo di Bonanni, poi la battuta, gol del Pescara, Ganci, un'invenzione incredibile, 13° del secondo tempo, 1-0 per il Pescara. Solo così si poteva sbloccare questa partita, un'invenzione di un giocatore, un destro imparabile, Raffaele riesce a toccarlo ma non riesce a deviarlo oltre lo specchio della sua porta, un destro micidiale. Sono venuti a far festa fin sotto la tribuna i giocatori del Pescara, un gol importantissimo quello di Ganci, rivediamo l'appoggio, Ganci
va lì, prende la mira, carica un destraccio, Rafael quasi ci arriva ma non riesce a metterla sul fondo, intercetta il portiere del Verona ma senza mettere fuori, è una bomba che non lascia scampo a Rafael. 1-0 per il Pescara, un lacrime, lacrime in panchina di emozione per Fabrizio Lucchesi, Di Francesco ma anche per alcuni calciatori, non solo Ganci ma anche Coletti. In questo momento però Vavassori corre ai ripari, sta per entrare infatti il numero 16 del Verona, Francesco Di Gennaro, napoletano all'anagrafe, pescarese d'adozione, vive qui con la sua compagna da anni a Francavilla. Quest'estate è stato un passo dal Pescara che poi gli ha preferito, occhio, Marco Sansovini. Mentre lo stadio è tutto in piedi, salta tutto lo stadio colorato di bianco-azzurro, ammutolita la curva sud dove ci sono i 2000 tifosi del Verona. E ora veramente è un momento di una bolgia infernale. Rivediamo la punizione con Garzon che viene ammonito e c'è nella pelle dopo questo gol di Ganci che ricordiamo è l'11° centro stagionale fra stagione regolare e playoff per l'attaccante del Pescara. Ora Colombo prova a venire via, ingaggia anche un corpo a corpo con Zanon per il recupero del pallone proprio sotto la nostra telecamera ed ecco qui che chiama la sostituzione il Pescara, dunque con il 14 Simone Vitale che va a prendere il posto di Bonanni. Intanto sì, gioco fermo, rivediamo il gol, ecco il gol, sì, rivediamo ancora la bomba, ce lo fa rivedere, sì. Segnalazione dalla è parte il contropiede del Pescara, chiedevano fallo quelli del del Verona che non c'è, prova a portare avanti questo contropiede Ganci, porta un po' a spasso gli avversari, poi entra fra due di loro, finisce a terra e c'è la punizione a favore del del Pescara. Anche in questo caso vediamo che il Sansovini, tutto lo stadio in piedi per lui, grande campionato anche di Sansovini che saluta così il pubblico di Pescara, comunque sia finisce qui la stagione per Sansovini. Contatto Di Francesco che chiede grande concentrazione ai suoi ed ecco qui l'abbraccio fra i due con l'ingresso in campo di Danilo Sottimo, protagonisti di questa stagione del Pescara, ha realizzato questo fondamentale gol, 11 le reti stagionali per Massimo Ganci, 29 anni, milanese, è alla sua prima stagione con il Pescara, una standing ovation a quella che si prende Ganci mentre regna il silenzio nella curva sud occupata dai tifosi del Verona. Lottato Ganci che quando è uscito ha esultato verso la tribuna dicendo non abbiamo ancora vinto nulla, non iniziamo, occhio, a festeggiare. Occhio a questa opportunità, Pescara vicinissimo al raddoppio con Verona, intanto viene chiamata la sostituzione annunciata da Ciro Venerato, dunque col numero 18 Andy Selva del braccio. Animi che si vanno surriscaldando, intanto vediamo che sugli spalti è tutto uno sbandierare di vessilli bianco-azzurri con Salvatore Pinna che va con calma a battere questo calcio di punizione, pochi minuti alla fine della partita, più chissà quale sarà il recupero che intenderà concedere Ostinelli. La battuta di Riadico, palla spezzata a beneficio di Sottimo, rimette in mezzo per Zizzari, Zizzari scarica un destro sul palo. Strano. Grande azione del Pescara, palo di Zizzari. Sottimo, Zizzari, chi fosse stato troppo precipitoso, non ha avuto la freddezza, cosa che lui dovrebbe avere. Caccia di impeto e dovrebbe trovare la porta. Ecco qui Gambuti che ci mostra opportunamente cosa sta succedendo. La panchina del Pescara non aspetta altro che il triplice fischio, tutti alzati, con Di Francesco unico a invitare ancora la calma e ripete non è finita, non è finita. Mancano 30 secondi per festeggiare la Serie B al Pescara, poi restituiremo immediatamente. Il Pescara è in Serie B, vince per 1-0 grazie al gol di Ganci. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Rai Sport 1.